Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio vedere con voi un tutorial su come disegnare un vampiro. In questo disegno ho voluto prendere un vecchio disegno che avevo fatto, che era in stile manga, possiamo dire, però volevo renderlo un pochino più realistico e allora ho puntato a modificare dei tratti essenziali. Quindi il primo consiglio che mi sento di darvi è: quando avete dei dubbi sul fatto di renderlo più realistico il disegno, puntate sempre sugli occhi. Una delle cose principali del disegno è lo sguardo e sicuramente se viene modificato anche di solo qualche millimetro, cambierà il risultato del vostro disegno. Io mi sono ispirato a un personaggio che ho adorato nei videogiochi. Non so se lo conoscete, è Gabriel Belmont di Castlevania Lords of Shadow 2, un gioco sottovalutato. E questo disegno ho voluto modificarlo proprio perché, a furia di guardarlo, mi sembrava meno convincente. E allora ho detto: perché non modificarlo e renderlo meglio? Alla fine è sempre un mio disegno. La struttura l'ho fatta da me, quindi non era niente di copiato da internet, ho voluto usare la mia immaginazione. E come vedete, il disegno tendo a fare un tratto un pochettino più leggero rispetto a quello che c'era prima. E ci sono ancora tante lacune, ovviamente, perché sono un autodidatta, però devo dire che il risultato non è male, potrebbe essere più realistico, però, dati i tempi, il disegno è venuto anche abbastanza bene. Adesso, tra poco, arriveremo anche alla fase di colorazione. Ho ancora dei piccoli problemi nel colorare la barba, nel fare i peli sul viso, perché non ho studiato molto dei personaggi con la barba. Però diciamo che per un manga, per un anime, potrebbe anche starci, no? Ricorda anche vagamente, il Conte Dracula, quello di Castlevania, la serie di Netflix, che è sempre Castlevania comunque. E questa è una delle mie, possiamo dire, passioni, disegnare vampiri, creature demoniache, perché quando studi un corpo umano poi ti puoi sbizzarrire e cambiare tutti i connotati e fare tantissime varianti di un personaggio. Che quindi, come vedete qua, gli occhi li ho voluti cambiare più volte perché volevo renderli più realistici. E che cosa mi sono accorto? Che più li facevo piccoli e più erano realistici. Quindi ricordatevi sempre che gli occhi non devono essere mai troppo grandi rispetto al naso. Solitamente il naso è un pochino più grande, come vedete, rispetto agli occhi. Poi abbiamo anche la bocca, che come vedete, se la fate di tre quarti vuol dire che la faccia è spostata un pochino di lato. Beh, in questo caso la bocca prende quasi una forma da trapezio. Intendo la forma geometrica, ovviamente. Quindi fate attenzione, ricordatevi sempre di geometrizzare le forme. Infatti, se vediamo, gli occhi potrebbero essere dei pesciolini o delle mandorle, le sopracciglia dei manubri quasi. E poi una cosa molto importante, ricordate che quando disegnate i denti non sono tutti uguali. Nel mio caso potevo farli un po' più diversi, è vero, però ricordatevi sempre che i canini stanno a il terzo dente dal centro, quindi in pratica dovete contare due denti normali, tra virgolette, e poi il terzo, in questo caso un canino, sia sopra che sotto. Questo è per dare un po' di realismo. Ovviamente se studiamo i denti ci sono delle eccezioni, però se volete rendere il lavoro un pochettino più semplice, ricordatevi così. Poi una cosa che non bisogna mai scordarsi sono le rughe di espressione. Io ci ho tenuto a farne due proprio fatte molto semplici, ovvero quelle delle sopracciglia, come vedete, che sono quelle due linee che vanno fino in alto alla fronte. E poi abbiamo anche quella vicino alla bocca che evidenzia il sorriso nelle guance. Quindi,
è molto importante per dare espressività. Poi io spesso, quando non mi piace molto lo sguardo, tendo spesso anche a calcare le palpebre, come vedete, quindi ci sono anche delle cunette sulle palpebre. Poi, se dobbiamo parlare anche del resto, io una cosa che faccio sempre è per una scelta estetica, quando faccio le creature un po' demoniache oppure dei personaggi inventati, fantasy, mi piace farli sempre un po' le orecchie a punta. Infatti, lì ho fatto un accenno di orecchie a punta. Adesso siamo vicini alla fase di colorazione. Però ricordatevi sempre che se un disegno rende bene da non colorato, quando poi sarà colorato sarà un capolavoro. Quindi dovete sempre essere felici, contenti del risultato prima della colorazione. Io in questo caso ero abbastanza soddisfatto. Ricordiamoci sempre che gli artisti, io non è che mi reputo un artista, io mi reputo un appassionato di disegno, poi io di arte non so niente, però a me piace disegnare. Ricordiamoci che gli artisti, quando vedono un disegno fatto da loro, non sono mai soddisfatti, quindi tendono sempre a perfezionarsi. E questa è la stessa cosa che volevo fare io. Persino adesso che guardo il video vorrei cambiare delle cose, però il tutto sommato il risultato direi che è sufficiente. Come abbiamo visto qua, i colori li abbiamo un pochettino messi un po' a caso per dare un effetto un po' realistico, quindi abbiamo voluto tenere dei colori sfumati. Io per fare questo disegno utilizzo una tavoletta, cioè non una tavoletta grafica, un tablet. In passato era una tavoletta grafica e il programma che ho usato è Sketchbook, che c'è anche la versione di prova. E per gli appassionati di disegno è veramente l'essenziale, c'è di tutto e potete usare qualsiasi pennello. Io per questo disegno ne ho usati principalmente due, un pennello con colori piatti e poi ho usato quel pennello che fa lo sfumino, e questo è il risultato. È un personaggio ispirato, come ho detto, a Castlevania, l'Orso Shadow, e il risultato poteva essere meglio, ma comunque direi accettabile. Spero che questo video vi sia servito e se avete bisogno di altri consigli ci vediamo in un prossimo video.